Barbieland è un mondo alternativo dove le bambole sono vive, si chiamano tutte Barbie e vivono in questo paese da sogno tutto rosa e colori pastello insieme ai loro accessori, gli uomini, che si chiamano tutti Ken. E poi, anche se non ho capito chi sia, c'è un solo e unico Alan, ma è meglio così. Le giornate a Barbieland sono tutte fantastiche e perfette. Di giorno si passano in spiaggia e di notte a fare festa e ballare a casa di Barbie Stereotipo. L'unica cosa che non ho capito è se tutto è di plastica, la spiaggia di plastica, perfino l'acqua e il mare sono di plastica. Come fanno le Barbie sirene a immergersi in esso o a nuotarci dentro? Boh, non ha importanza. Così come pare non abbiano assolutissimamente importanza tutti i Ken di Barbieland, che sono soltanto un ammasso di sottosviluppati inutili che esistono soltanto per soddisfare i desideri delle Barbie. Non si capisce che questo film è diretto e sceneggiato da una femminista, proprio no. E se per caso ci fossero ancora dei dubbi, al contrario, le Barbie sono tutte donne sveglie, brave, capaci, in carriera e ricoprono qualsiasi ruolo rilevante o di potere della società. I Ken invece non hanno nemmeno una casa. C'è ad esempio la Barbie premio Nobel, la Barbie presidente, ma anche le Barbie ne turbine e la inclusivissima Barbie buzzicozza. E per adesso la gag maggiore è che tutti, quando si incontrano, passano tre quarti d'ora a salutarsi l'un con l'altro, anche se si chiamano tutti con lo stesso nome, e questo tutti i santi giorni. Siccome però la vita delle Barbie è scandita da ciò che le bambine del mondo reale fanno fare loro mentre giocano, un giorno alla Barbie più inutile di tutte, ovvero la protagonista Barbie Stereotipo, vengono i piedi piatti e qualche pensierino di morte. Così si reca dalla Barbie Stramba, una sorta di ridicolo guru delle Barbie che consiglia a Barbie di andare nel mondo reale e trovare la sua bambina per capire cosa le stia succedendo. Dopo altri tentativi non riusciti di rendere questo film almeno un briciolo divertente, Barbie prende la macchina e, seguita dal suo Ken che è segretamente innamorato di lei ma a lei sembra non importare uno straffico secco, si avventura nel mondo reale, al quale non si accede tramite un portale che oltretutto è stato anche poc'anzi nominato più volte, bensì attraverso un enigmatico viaggio, prima in macchina, poi sul motoscafo, poi su un razzo, poi in bicicletta in Olanda, poi col camper nei boschi, poi sulla neve con la motoslitta e infine con una passeggiata a lungomare su dei rollerblade imbarazzantemente fluorescenti. Sì, in pratica è uno spot pubblicitario su tutti gli accessori di Barbie, e pensare che c'è anche gente che ha trovato questa scena divertente. Boh, non appena arrivata, non sono passati neanche 6 secondi di orologio, Barbie si sente subito a disagio, perché gli uomini, che come sappiamo sono tutti brutti, cattivi, porci, inopportuni e maleducati, le rivolgono fischi, occhiatine e battutine. E stando alla regola che vige in tutti gli universi, ovvero se le piaci queste sono avance, se non le piaci sono invece catcalling e molestie sessuali, lei si incazza, alza le mani e quindi viene arrestata. Altro evento di fantasia che nella realtà non accadrebbe mai. E Ken, che è stupido come un termosifone, è contentissimo perché così si sente importante. Comunque, nonostante la coppia venga arrestata ben 2 volte, pare che non si facciano nemmeno 5 secondi di carcere. Non ho capito perché, comunque vabbè. Quello che è importante stabilire è che in pratica questo mondo reale è il contrario di quello di Barbie. Qui sono le donne a essere irrilevanti e tutto ruota attorno agli uomini. Perciò altro non è che un alternativo mondo di fantasia, stavolta creato da quella disturbata della regista, terrorizzata a morte dal patriarcato. Un mondo che nulla ha a che vedere col nostro, anche se viene impunemente spacciato per tale. Vorrei tranquillizzare la povera cucciolotta spaventata dicendole che se il mondo fosse davvero così, non credo affatto che verrebbero dati 150 milioni di dollari a delle registe femministe prive di idee per girare queste schifezze che si meriterebbero il flop, se non fosse che gli Stati Uniti d'America sono abitati per lo più da ritardati teste di minchia. E non credo nemmeno che gli verrebbero dati in più altri 150 milioni per la sola sponsorizzazione di questa merda. Eh sì, perché per sponsorizzare a livello globale massiccio questa plasticosa diarreata e quindi plasmare e plagiare più menti possibili, hanno speso di più che per realizzarla. Così, tanto per dire. Questo non è solo un film che parla di una bambola, questa è un'operazione di altro tipo. Certo, venuta male, sì, ma è un'operazione di un altro tipo. E mentre Barbie cerca di trovare la sua bambina con poteri paranormali ESP mai ben specificati, Ken si prende bene nello scoprire che, a differenza di come era abituato, gli uomini qui contano qualcosa e anzi, come si capisce dalla stereotipatissima rappresentazione dell'azienda Mattel, sono proprio loro a comandare tutto e gli unici a prendere le decisioni più influenti, anche se sono tutti ovviamente una manica di idioti. Questo è bene ribadirlo ogni tanto nel film, che se no qualcuno potrebbe dimenticarsene, perché questa è l'idea degli uomini radicata in una mente neofemminista, una tribù di barbari sottosviluppati che rubano il posto alle donne sottraendo a loro importanza nel mondo.
Scusi, signora Greta Gerwig, pare che voi registe femministe abbiate una sola cifra stilistica nei vostri film: denigrare e affossare gli uomini, ribadendo continuamente una loro presunta inferiorità per esaltare e far spiccare le donne. Sì? E non crede che utilizzare sempre solo questo escamotage, fra l'altro abbastanza infantile, abbia alla lunga come unico risultato quello di sottolineare il contrario? Cioè? Cerchi di seguirmi. Se per riuscire a far risaltare la figura della donna in un film, l'unico modo è quello di centralizzarla e rendere tutti gli uomini che le orbitano attorno dei decerebrati e degli incapaci. Praticamente è come ammettere implicitamente l'inferiorità di questa donna. Davvero non riesce a pensare come una donna possa emergere e spiccare senza per forza rendere degli handicappati gli uomini che attorno, così da sembrare subito inferiori anche senza che la donna faccia nulla? Ehi, ma è del mestiere questo? Dopo ben 5 minuti di assidua ricerca, seduta comodamente su una panchina, Barbie trova la sua bambina, che fra parentesi non è più una bambina, bensì ormai un'adolescente problematica, frustrata, depressa, probabilmente mestruata e quindi spina in culo del mondo, che dà del fascista a tutti a caso. Perciò è di fatto il personaggio più odioso e quindi più realistico di tutto il film. Nel frattempo Ken invece ne scopre di più sul patriarcato, che è brutto, negativo e malvagio, come sappiamo. Dobbiamo fidarci di quello che ci dice la voce fuori campo. Yes. Mentre Barbie fugge da quelli della Mattel, trova comunque il tempo di concedersi un tranquillo tè con una dolce vecchina, che è l'inventrice di Barbie, anche se dovrebbe essere morta già da 20 anni, ed è tornata in vita così, giusto per parlarci un po' del maschilismo in questo film. Sono veramente euforico. Poi verrà accompagnata in macchina fino a Barbieland da una dipendente della Mattel, la donna con la dentatura più prolifica del mondo, che scopriamo essere la madre della ragazza adolescente mestruata. E durante questo viaggio, oltre a scoprire che nel mondo c'è troppo patriarcato, scopriamo anche che quella che aveva brutti pensieri che trasmetteva a Barbie facendole venire chissà perché la cellulite e i piedi piatti era la madre e non la figlia. Nel frattempo Ken, nel giro di 10 minuti scarsi, ha stravolto completamente Barbieland, portando il cattivissimo patriarcato. Questo però in realtà non è che abbia causato chissà quali peggioramenti a Barbieland, a parte che lui si è vestito come un totale demente. Però non succede nulla di particolarmente brutto, anzi le Barbie sembrano essere tutte felici di questa nuova formula. L'unica cosa è che Ken si appropria della casa di Barbie, personalizzandola un po'. Ma come sappiamo, anche se non è mai stato ripetuto abbastanza volte, soprattutto in questo film, il patriarcato è brutto e cattivo e malvagio, anche se apparentemente non fa nulla di male, e quindi va combattuto con tutte le forze, così anche i capoccia della Mattel si fiondano a fermare il fra virgolette disastro. E questo nonostante lo stravolgimento di Ken abbia fatto impennare i guadagni della ditta, che ha esaurito tonnellate di giocattoli prima invenduti. In che senso? Ah già, gli uomini in questo film sono tutti ritardati, è vero, scusate. Barbie si arrende all'evidenza e così si arriva al discorso motivazionale femminista, l'unica scena esilarante di tutto il film, ma esilarante nell'altro senso. Siamo quasi ai livelli di piagnisteo bambinesco alla Roberto Saviano. Praticamente è un imbarazzante monologo che mixa gli eccelsi spunti della banalità trita e ritrita di Chiara Ferragni a Sanremo con i concetti di base del neofemminismo spicciolo e del vittimismo facilone qualunquista di Frida e qualsiasi altra influencer che mira a lavare il cervello, già messo male a livello congenito, della loro platea di bambocce inebetite, ripetendone ogni fallacia logica. È la classica lamentela tutta estrogeni e niente sensatezza. In pratica vengono elencati quelli che sono fra alcuni dei peggiori difetti e abitudini femminili, ma raccontati come se fossero una condanna per le donne stesse e non per chi le deve sopportare. Allora sei deficiente! Vi sfido ad ascoltare bene questo monologo delirante, senza pensare che sia stato scritto da due scimpanzé autistici di 9 mesi. La ciliegina sulla torta poi è quella sensazione di forzatissimo che abbiamo per tutta la sua durata. Cioè non ci ha nemmeno provato a scriverlo in maniera tale che ai più tonti risultasse almeno un po' più pertinente col film e quindi avesse un senso di esistere. No, noi lo scriviamo così male e ce lo buttiamo così a forza che perfino l'ultimo dei ritardati capisca quali sono i nostri veri intenti.
Comunque, nonostante il discorso sia completamente insensato dall'inizio alla fine, e questo perché mancante di una base logica a sostenerlo, questo risveglia alcune Barbie dal torpore portato dai Ken. In pratica, per sconfiggere il patriarcato è sufficiente che tutte le Barbie vengano risvegliate ascoltando questa sequela di stupidaggini. Così le Barbie si organizzano e studiano un modo per allontanare le altre Barbie dai Ken e far litigare i Ken fra di loro, facendo un po' le zoccolette. Ovviamente ci riescono con una facilità disarmante, perché i Ken sono tutti tonti, non l'abbiamo ricordato abbastanza volte, e comunque che cosa poteva mancare a questo film per essere una merda completa? Esatto, le canzoni e i balletti inutili, ovviamente, con tanto di coreografie infinite. Scoppia quindi la guerra dei Ken, e così, mentre questi perdono tempo a ballare e cantare, le Barbie vanno a cambiare la costituzione e gliela mettono in saccoccia. Seguiranno poi 20 minuti di monologhi e noia totale, durante i quali volevo spararmi in bocca per i due coglioni così grandi. In seguito arrivano pure quelli della Mattel e la situazione non migliora, anzi, riesce perfino a peggiorare, con l'intrusione della voce fuori campo che dice un'altra turbo cagata femminista a caso, priva di senso sia logico che biologico questa volta, dimostrando di non aver proprio compreso come funziona la vita sulla Terra. Il che ci porta all'inspiegabile confusione di Barbie, in piena crisi esistenziale, che non sa più chi è, che cosa vuole fare e dove vuole stare. Così appare la nonnina creatrice e dispensatrice di saggezza, che se la porta via, e Ken, che è stato rimbalzato e frenzonato, la prende abbastanza bene, anche se poteva evitare di mettersi questa felpa orribilmente ripugnante. Forse è stato un atto autopunitivo per fare ammenda per i suoi terribilissimi peccati. Ci prendiamo quindi un altro momento per ribadire un'ultima volta che è stato sconfitto il patriarcato, e scopriamo che Barbie, non più stereotipo, ha deciso di diventare umana. Non si sa perché, perché hanno sempre parlato male degli umani in questo film. Boh, comunque lei lo desidera lo stesso, e così adesso può andare tutta contenta dalla ginecologa, anch'essa donna, perché figurati se gli uomini sono bravi come le donne. Fine! Minchia, sono talmente esterrefatto, talmente disgustato, che non so che cosa dire. Come avrete già visto dal mio meme su Instagram, sono rimasto mummificato dalla visione di questo film. Mummificato. Ma poi questo non è nemmeno un film, è squallida propaganda femminista, fatta pure male per di più. Io ho tentato di approcciarmi veramente senza aspettative, senza farmi subito coinvolgere, infatti non ho guardato le recensioni, le opinioni di nessuno, me ne sono stato lontano da queste cose finché non l'avrei visto. Ho cercato di vedere il film con leggerezza, così, prendendolo come una cazzata che non si prende troppo sul serio, ma non ci riesci perché le solite minchiate femministe che ci ronzano nelle orecchie da anni e che ormai sei quasi abituato a sentire perché è sempre le solite cazzate, cioè sono buttate dentro così a forza, così in maniera raffazzonata, questo film è un mappazzone di queste cagate, e quindi sono, dicevo, buttate dentro così a muzzo qua e là che non si capisce nulla, danno solo fastidio, sembrano un di più, sembrano andare oltre, sembra non capirsi dove si vuole andare a parare, ma sembra soltanto perché in realtà si sa benissimo dove si vuole andare a parare, è evidente in realtà, cioè queste sono due ore di pubblicità per i giocattoli miscelate a propaganda femminista che sfocia addirittura quasi nella misandria fantascientifica certe volte, e questa immensa cagata è costata 300 milioni di dollari e non fa neanche ridere, perché non mi venite a dire che questa è una commedia divertente, ma avranno strappato sì e no mezzo sorriso tre volte in due ore, è una cosa abominevole, cioè se è una commedia, se dovrebbe essere un film divertente, non lo è assolutamente ed è ridicolo solo nelle sue parti in cui vorrebbe essere serio, di cui la cosa più grave, come ho detto, non è tanto lo starnazzare femminista continuo a cui purtroppo siamo abituati, ma è il fatto che è forzatissimo, cioè è buttato dentro qua e là nel film a cazzo, non c'è un vero senso, non c'è un filo conduttore, non c'è una vera idea dietro, soprattutto è un cazzo di mappazzone tritura coglioni, un buco nell'acqua, un cratere lunare ripieno di merda fumante, un'indelebile macchiolina nera nella cinematografia mondiale che è lì per ricordarci che ormai i film non sono più delle opere d'arte atte a intrattenere, ma soltanto delle operazioni commerciali ben specifiche per veicolare dei messaggi ben specifici. Poi a volte lo fanno bene e ci riescono, a volte falliscono miseramente come in questo caso, perché questo non è nient'altro che un prodotto dozzinale, anzi dozzinale sarebbe un complimento, è veramente un film di merda la cui unica ragione di esistere è, secondo me, alzare polveroni inutili e veicolare messaggi fuorvianti facendolo male oltretutto, ottenendo quindi anche il risultato contrario, assolutamente contrario, perché hanno rotto il cazzo, giustamente. Se volete vedere un film che ha degli spiccati messaggi femministi ma ha un senso, guardatevi questo, What Women Want
Font. Questo sì che è un film capolavoro della commedia romantica. Qui sì, ci sono gli soliti luoghi comuni sui maschi, sulle femmine. Il sottotesto, il messaggio è assolutamente femminista. Infatti la regista è una donna anche in questo caso. Con la differenza però che qui i personaggi sono talmente scritti bene da risultare realistici e credibili. Quindi la storia è assolutamente credibile e non una porcata, una minchiata come Barbie. Ma è un film fantasy! Sì, ho capito, ma un film fantasy deve avere comunque senso. Non è che perché è fantasy allora puoi dire tutte le cazzate che vuoi, perché alla fine poteva veicolare un messaggio giusto, ovvero non è che le donne sono superiori, non è che gli uomini sono inferiori o viceversa, ma dovrebbero collaborare insieme per costruire un mondo migliore. E invece alla fine il film questo messaggio non lo manda assolutamente. Se ce l'avete sentito, sturatevi le orecchie, perché vi siete persi un pezzo evidentemente, perché comunque alla fine i Ken rimangono comunque sottomessi al volere delle Barbie. E soprattutto c'è anche la fastidiosissima voce fuori campo e fuori da ogni logica che ci ricorda per l'ennesima volta che nel mondo di Barbieland gli uomini soltanto un giorno avranno lo stesso potere che le donne hanno nel nostro mondo, lasciando intendere che le donne nel nostro mondo non abbiano potere, che è una cazzata incommensurabile. Questa sembra un film che è aggiornato a 40 anni fa, è un film del tutto anacronistico, è pieno di donne che ricoprono posizioni di potere, spesso e volentieri se le sono anche meritate. Ci sono donne alla guida dei paesi, 97 programmi televisivi su 100 sono condotti da donne, ci sono donne a capo di aziende, ci sono donne ovunque. Quindi adesso fare un film del genere che manda questi messaggi è una cosa vomitevole, per quanto mi riguarda, vomitevole. Non è nient'altro che lo specchio di questi tempi di merda, dove siamo sommersi da uno schifo e da un'ipocrisia che fanno spavento. Detto questo, visto che mi sono dovuto sorbire questo film di merda per ben 2 ore e l'ho dovuto vedere 2 volte per fare questo video, e l'ho fatto praticamente soltanto per accontentare le vostre richieste, direi che come minimo il mi piace e la condivisione sono d'obbligo, se non addirittura anche l'iscrizione al canale se non lo siete già. Mando anche un saluto ad Alessandro Bozzano che mi ha mandato il film, chiaramente mando un carissimo saluto anche a tutti i miei Patreons e ci vediamo alla prossima. Ciao!